Buongiorno. Ho fatto colazione, mi do da mangiare i miei gattini. Ulli! Questi sono i ricordi di mio nonno, in particolare delle sue esperienze nella Seconda Guerra Mondiale. È un ricordo a noi molto caro. Questa è mia nonna Valentina e avevo un bellissimo rapporto con lei e c'ero molto affezionata. Allora, c'è un problema, la lavatrice è rotta. Quindi tutta la tua robina, che sarà da stendere, da mettere, avrà bisogno di essere un po' messa all'aria. Ci pensi te? Ecco, perfetto. Io la mattina vengo qui all'Università in Viaggio Capponi per seguire le mie lezioni e seguo il corso in diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro. Ora andiamo alle Oblate e al Museo di Preistoria. Sono ritrovata a fare questa facoltà perché in casa nostra abbiamo sempre masticato arte e io sono nata in centro, mi ha architetto, mia sorella ha fatto liceo artistico e io da piccolina ho sempre voluto fare l'archeologa. Quindi un po' come sogno nel cassetto e quello che sto provando a fare. Questo è il Museo della Preistoria Fiorentino qui alla Biblioteca delle Oblate. Questo è un luogo dove io devo venire per, appunto, per studiare perché a breve avrò un esame di paleontologia e mi devo preparare. Verso le 4:30 mi aiuti a colorarmi i capelli di blu? Sì, volentieri. Vai, andata. Tutti i giorni si guarda queste fotografie, quasi. Qui te le piccina, vero? Però piccolina. La storia sportiva della bambina, della nipote, era l'orgoglio della famiglia, quindi veniva studiata. Prima di andare alle partite veniva a pranzo qui, vero nonno? Sì. Si faceva base qui, diciamo, ecco. Prima delle partite con la nonna che cucinava, faceva il pre-match di come dovevo giocare, dovevo fare tanti gol, vero nonno? Sì, era il babbo che si interessava della vita sportiva. Ciao, grazie. Salve, grazie mille. Ora dopo il pranzo del nonno andiamo a fare un salto in palestra. È arrivata ora da me, è stata convocata ancora per l'under 23. Bello! Devo dire che è un giocatore
di questo livello sulla mia carriera nel femminile ancora non l'avevo mai provato, e sia per la velocità, sia per la forza, per la velocità di pensiero. La stessa cosa vale per me, nel senso che è un grandissimo professionista, ci mette un sacco di cuore e bravissimo nel lavoro che faccio, mi prepara sempre al meglio. Però ultimamente devo dire c'è le gambe un po' pesanti, ma c'è da fare ancora tutto un giro di ritorno, quindi sono grande. E ora andiamo a fare i capelli blu. Ciao Izzy. Ciao. Istruzioni facciamo. Questi sono i guanti. Sì, sono i guanti. E assicurarsi di avere un orologio a portata di mano per monitorare il tempo di posa. Dovevano essere blu, ma sono venuti un po' scuri. Però ora siamo pronti per allenarsi. Ciao! Per me il calcio, oltre a essere la mia più grande passione e lo sport che amo di più in assoluto, è sempre stato per me una costante di vita, come una costante matematica, cioè una cosa che non cambia mai nonostante possano cambiare tutte le altre cose, tutte le altre variabili. Mi ha sempre rappresentato un'ancora di salvezza rispetto a tutto ciò che mi potesse capitare attorno. È qualcosa che fa parte di me e che non cambierà mai. Thank you.